la parità nel lavoro. C'è una prima legge del 1963 che è importante perché ammette la donna a una serie di impegni pubblici dai quali la donna era esclusa. Fino al 1963 non c'erano donne magistrati. Si riteneva che la donna, per la sua natura, indole, non potesse fare il magistrato. Oggi sono più numericamente più le donne magistrato che gli uomini magistrato, anche se hanno una difficoltà poi a accedere alle cariche superiori, che va tenuto presente. Nel 77 viene approvato il codice della pari opportunità, ma poi pensate all'eguaglianza a livello penale. Quindi, quando lo racconto ai miei studenti, che sono magari quelli di quest'anno, sono nati 20 anni fa, 19 anni fa, spalancano gli occhi. L'adulterio, che puniva anche con il carcere soltanto la donna e non l'uomo, è stato dichiarato incostituzionale solo nel 1968 con una sentenza della Corte Costituzionale. Ma ancora più allucinante, il delitto di onore, che consentiva chi uccidesse la moglie, la figlia o la sorella per motivi di onore, di cavarsela magari con solo 2 o 3 anni di carcere e quindi di uscire rapidamente. Era quasi autorizzato l'omicidio nei confronti della donna. Sapete quando è stato abrogato? Nel 1981, legge del 1981. Ma pensate poi alla violenza sessuale, che è un problema, ahimè, terribile, che ci trasciniamo ancora dietro pesantemente. Solo nel 1996 viene stabilito che la violenza sessuale è un delitto contro la persona, perché fino a quella data era rubricato nel codice penale come un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume. E poi pensate all'eguaglianza nella politica. Ci sono state alcune modifiche opportune della Costituzione per l'accesso alle cariche pubbliche o anche per le cariche a livello regionale, che dicono che va favorita assolutamente la pari opportunità tra uomo e donna, però ciò non toglie che vi sia un particolare, è cresciuto anche il numero delle donne presenti in Parlamento, non siamo a livello dei paesi del nord Europa, dove ormai sono quasi la metà delle donne presenti in Parlamento, da noi siamo arrivati al 30% più o meno, che non è male, un grosso passo avanti, ma c'è una grande difficoltà di accedere alle cariche pubbliche, a quelle di più alto livello. Noi abbiamo una regione in cui c'è un presidente della regione donna, c'è un presidente del consiglio regionale donna, questo è sicuramente una bella cosa, una cosa di liberato. Vi è poi il problema enorme, che qui mi limito soltanto ad accennare, del rispetto dei diversi orientamenti di tipo sessuale, che fa molto fatica ad affermarsi. Pensate a tutta la vicenda delle unioni civili. Qui c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale del 2010 che invitava lo Stato italiano a provvedere, e poi c'è stata una sentenza recente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato di nuovo lo Stato italiano perché non esisteva una regolamentazione delle unioni civili come c'è in tutti i paesi più civili del mondo, cioè o il matrimonio è riconosciuto per omosessuale o quantomeno le unioni civili. La Corte Costituzionale ha ritenuto di non dover riconoscere la possibilità del matrimonio perché l'articolo 29 della Costituzione fa riferimento al matrimonio, alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. C'è stata di vedere cosa è naturale, c'è un concetto di naturalità, a mio avviso evolve nel tempo, però in quella stessa sentenza la Corte diceva che le unioni, anche fra omosessuali, o le unioni di fatto rientrano comunque tra le formazioni sociali di cui parla l'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E quindi l'obbligo, il dovere dello Stato italiano di riconoscere queste formazioni sociali e di disciplinarle, con i diritti ovviamente anche i doveri che questo riconoscimento comporta. C'è poi, vedete nell'articolo 3, questo riferimento alla razza. Qui bisogna dire subito una cosa. L'articolo 2 della Costituzione, che ho appena letto, riconosce i diritti inviolabili non al cittadino, ma all'uomo. Per il fatto di essere uomini,
si hanno i diritti inviolabili. Quali sono questi diritti inviolabili? Sono sicuramente i diritti civili, quelli di cui ho parlato prima, ma anche i diritti sociali, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, così via. Parzialmente diverso è il discorso per i diritti politici, in particolare per il diritto di voto. Qui l'articolo 48 della Costituzione dice che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto la maggiorità. E tuttavia qui ci sono due tesi fra i costituzionalisti. C'è una che dice per riconoscere il diritto di voto a stranieri che sono regolari, che lavorano da anni in Italia, ancora non hanno acquisito la cittadinanza, se no ovviamente ce l'hanno il diritto di voto. Appena diventano cittadini, bisogna modificare la Costituzione, o bisogna farlo con una legge costituzionale. C'è chi invece sostiene no, perché in realtà sarebbe sufficiente una legge ordinaria. La mia opinione è un po' una via di mezzo. Io ritengo che non ci sia bisogno di intaccare l'articolo 48, di ricorrere a una legge costituzionale, almeno per il voto amministrativo. La mia opinione è che, come avviene in molti paesi europei, soprattutto nel nord Europa, il voto amministrativo dovrebbe essere riconosciuto a quegli stranieri che lavorano, pagano le tasse, usufruiscono, come dire, del territorio comunale, cioè, e però non hanno il diritto di voto. In alcuni comuni si sono stabiliti esperimenti come le consulte appunto degli stranieri o consiglieri non eletti appunto degli stranieri che non hanno il diritto di voto nei consigli comunali, ma comunque rappresentano questa parte che talvolta non è una parte tanto secondaria e rilevante della cittadinanza. Accanto all'eguaglianza formale c'è poi l'eguaglianza sostanziale, articolo 3, secondo comma della Costituzione. Questo è un principio che poi è stato imitato da altre Costituzioni, per esempio la Costituzione spagnola, appena la Spagna tornò alla democrazia e si liberò del franchismo, contiene un principio che è praticamente ricopiato dall'articolo 3 secondo comma. L'articolo 3 secondo comma è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Guardate che questa, qui Calamandrei, che era un grande costituente, la indicava come una rivoluzione futura, il principio di eguaglianza sostanziale, perché questo principio parte dalla presa d'atto che nella società esistevano, e in parte ancora esistono, profonde diseguaglianze, che quindi limitano in realtà lo sviluppo della persona umana di tutti e anche la piena partecipazione di tutti, appunto, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Allora, se si prende atto di questo, occorre non garantire, pensare che si debba garantire l'eguaglianza di tutti, l'egualitarismo assoluto, non è questa l'impostazione della Costituzione, ma l'eguaglianza delle condizioni di partenza, delle posizioni di partenza, l'eguaglianza delle chance, a tutti deve essere stato dato il modo di far valere la propria personalità e anche i propri meriti. E per fare questo non basta il principio di eguaglianza formale. Perché? Perché occorrono quelle che si chiamano azioni positive, e cioè occorrono interventi legislativi e di altra natura, anche organizzativa, finanziaria, che siano più favorevoli per coloro che si trovano appunto in una posizione svantaggiata rispetto agli altri, per metterli appunto in condizioni di poter partecipare anche loro alla vita del paese. Quarto capitolo. Vado avanti, io forse sto facendo troppo lungo, ma insomma per dare un quadro più ampio possibile. Il principio di solidarietà è stato qualificato dalla Corte Costituzionale in varie sue sentenze come un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, quindi non modificabile neppure con procedimento di revisione costituzionale. E questo principio noi lo troviamo indicato proprio nell'articolo 2, dopo aver detto che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vedete com'è? C'è qui l'opposto di una concezione egoistica, individualistica, come era quella che caratterizzava il fascismo. È esattamente l'opposto. E questo principio di solidarietà poi trova la sua
concretizzazione nella parte che riguarda i diritti del lavoro, il diritto a una retribuzione che sia in grado di assicurare un'esistenza dignitosa del lavoratore e della sua famiglia, il diritto alle ferie, il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale, il ruolo delle organizzazioni sindacali, articolo 39 della Costituzione, peraltro in gran parte inattuato perché prevedeva un meccanismo di registrazione delle organizzazioni sindacali in base al quale poi potevano concludere contratti collettivi di lavoro validi erga omnes, validi per tutti gli appartenenti alla categoria. Non è il dubbio che i sindacati svolgono un ruolo molto importante nella rappresentanza proprio dei diritti del lavoro. E poi la solidarietà sul terreno sociale nei confronti di quelle categorie che sono, come dire, particolarmente svantaggiate: le donne, ne ho già parlato, avanzate ai bambini, agli anziani, alle persone diversamente abili, quelle persone che spesso, fatemi dire una cosa sugli anziani, vediamo quasi ogni giorno per televisione venire alla luce per merito della magistratura degli episodi raccapriccianti di maltrattamento di persone deboli e indifese. Questo è veramente qualcosa che ci deve indignare, che ci deve colpire nel profondo. E allora vado avanti. Allora passo a parlare della cittadinanza, in particolare del diritto di voto, che voi sapete era stato abolito durante il periodo fascista, perché a un certo punto la Camera dei Deputati fu sostituita dalla Camera dei Fasci delle Corporazioni, che non era neanche più elettiva, era formata da funzionari eletti da altri. E qui sono fondamentali non solo il diritto di voto, quindi il suffragio universale, ma i diritti di partecipazione tramite i partiti politici. Ma qui mi limito a ricordare che l'articolo 49 della Costituzione prevede che i cittadini determinano tramite i partiti la politica nazionale, ma con metodo democratico. E quindi dico, anche qui l'articolo 49 andrebbe attuato. Noi assistiamo a una degenerazione di partiti politici sempre più staccati dalla società, oligarchici, personali, come comitati elettorali che servono a lanciare un leader sul mercato, così viene detto, termine orribile della politica. Ma insomma, tutto questo non va bene. Ritorniamo anche qui alla Costituzione, diamo attuazione all'articolo 49 della Costituzione. Infine, l'ultimo. E poi ancora una cosa, però è la giustizia. La giustizia, qui sulla giustizia la farò molto breve, ci sono vari diritti che sono riconosciuti ai cittadini, il diritto alla difesa come diritto assolutamente inviolabile, anche questo, il fatto che la responsabilità penale è personale, non può essere una responsabilità collettiva. Il fatto che ognuno deve essere giudicato dal giudice naturale, cioè da quello che è competente per materia, per territorio, per contenuto, per oggetto, non è che può essere scelto a caso il giudice da cui una persona viene giudicata. Tutto questo si ricollega poi, che è contenuto nella prima parte della Costituzione, con il titolo quarto della seconda parte, che è quello che riguarda la magistratura, che proclama il principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. E tra i diritti e autonomia e indipendenza della magistratura c'è una stretta connessione, perché è del tutto evidente che se noi avessimo una magistratura che non è autonoma e indipendente, ma è succube dei poteri politici, in particolare del Parlamento e del Governo, questo si rifletterebbe inevitabilmente in un pregiudizio dei diritti dei cittadini, dei diritti dell'uomo. E volevo fare una considerazione sui tempi della giustizia, ma vado avanti perché non... invece voglio dire una cosa molto importante. Fondamenti, se vogliamo, etici e antifascisti voi li trovate anche nell'organizzazione della democrazia, nella seconda parte della Costituzione. E alla base della seconda parte c'è l'ultimo articolo della prima parte della Costituzione, che è l'articolo 54, che ormai è un po' di tempo che cito sempre. Per tantissimi anni è stato negletto questo articolo, non se ne parla. Primo comma prevede il dovere di fedeltà di tutti i cittadini alla Repubblica e il dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi, che vale per tutti. Secondo comma, sentite, i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalle leggi. Qui c'è un riferimento etico. Che titolare è una carica pubblica?
deve avere, come dire, una vita e anche un tipo di comportamento che corrisponde, come dire, all'importanza, alla sacralità, vorrei dire, della carica. E allora qui non c'è bisogno che il titolare di una carica pubblica commetta un reato. Se commette un reato sarà competente la magistratura. Ma se ha un comportamento che è, come dire, che non rispetta questo principio, non rispetta la dignità, l'onore della carica, deve essere sanzionato. Deve essere sanzionato politicamente, deve essere la politica, in prima presenza delegare alla magistratura, e dire aspettiamo se c'è una sentenza definitiva di condanna. No, deve essere la politica che interviene. Insomma, se un politico siciliano importante, come si è verificato, frequenta abitualmente le personalità notoriamente mafiose, e non commette però reati, non è che collabora o commette reati, la magistratura non prenderà nessun provvedimento, ma la politica deve intervenire oppure no. Lo devono emarginare, devono togliere le cariche che sta esercitando. Nell'assetto organizzativo previsto dalla Costituzione è fondamentale il ruolo dei corpi intermedi, la centralità del Parlamento, gli istituti di garanzia, il Presidente della Repubblica, che è concepito come un organo di garanzia, di controllo, di stimolo, la Corte Costituzionale, la magistratura, il decentramento dei poteri. Insomma, la nostra Costituzione prevede una democrazia che è l'esatto opposto di una democrazia plebiscitaria, cioè di una democrazia basata sul rapporto diretto fra un capo. Non ci sono capi. Presidente del Consiglio è indicato come un primus inter pares, come un primo che ha certo una funzione di stimolo, di indirizzo, di direzione, ma nell'ambito appunto del governo, del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere l'organo collegiale che traccia la politica del governo. Ebbene, io qui lo dico, richiamandomi anche a quello che diceva all'inizio Mirella Luigi, io vedo dei rischi. I rischi di involuzione di questo concetto, di questa idea di democrazia. Nella sostanza vedo il rischio che sia rimessa in discussione l'assetto dei poteri in modo da pregiudicare l'equilibrio tra i poteri e di dare vita a un tipo di democrazia appunto plebiscitaria alla quale si attaglierebbe benissimo quello che scriveva Jean-Jacques Rousseau 2 secoli e mezzo fa più o meno nel Contratto Sociale, quando scriveva: i cittadini inglesi si illudono di essere liberi, lo sono solo quando eleggono il Parlamento. Noi potremmo dire lo sono solo quando eleggono il governo, perché dovremmo avere il governo la sera delle elezioni. Dopodiché escono dalla porta, sono fuori, sono un niente, diceva Rousseau, sono degli schiavi. Insomma, una democrazia senza cittadini. E allora lasciatemi concludere dicendo che c'è una crisi della democrazia rappresentativa, questo è indiscutibile, ma da una crisi di questo tipo si esce solo con più partecipazione e si esce solo con più democrazia, non con meno democrazia. Vi ringrazio e mi scuso per la lunghezza. Che da insegnanti riteniamo utili, forse sarebbe più immediato, più utile lasciare eventuali domande dietro ciascun intervento, perché altrimenti se riteniamo, per esempio il professor Volpi, tra un'ora, probabilmente sì, certe suggestioni decidiamo. Ma la fase precedente, il dibattito precedente, quando si è svolto? Nei circoli antifascisti? Qui circa la citazione di Ernesto Carrega da Loggia sulla carta politica. E però il discorso, io credo che meriti un maggiore approfondimento.
cioè se tante volte sentiamo oggi mettere in discussione questo, quel valore, questo, quel principio, non è che dall'alto c'è qualcuno che manovra, probabilmente è dal basso che ci sono istanze diverse. E quindi non so se non sia il caso di approfondire un attimo questo discorso, perché probabilmente alla base c'è un, diciamo, su una verità, cioè che magari nel comune sentire certe impostazioni probabilmente dopo 50 anni, dopo 60 anni sono un attimino, come dire, non dico cambiare, ma forse sentite in maniera diversa, ma dallo stesso tessuto sociale nascono queste, come dire, istanze di credo. Grazie. No, io volevo chiedere, data la sua esperienza, no, anche diciamo legata a esponenti politici anche di governo, no, quanto ritiene che chi ci governa e quindi chi in qualche modo detta le regole del vivere in comune sia profondo conoscitore o comunque conoscitore della Costituzione, e quanto la mancanza di conoscenza poi crea i vari attacchi che vengono costantemente fatti alla Costituzione da chi evidentemente la conosce e ha ragion veduta, sfera degli attacchi, o a chi propone leggi senza sapere a volte che cosa prevede la Costituzione, tanto che poi magari vengono respinte certe leggi, proposte di legge proprio perché ritenute anticostituzionali. Quindi mi allaccio all'articolo 54 che lei diceva prima, dove si afferma appunto che chi ricopre funzioni pubbliche ha il dovere di adempiere con disciplina e onore. Io, se penso a quello che è il parterre politico attuale, mi chiedo quante di queste persone siano a conoscenza che esiste questo articolo della Costituzione, che quindi ricoprendo cariche pubbliche il primo loro dovere sarebbe quello di rispettare, a partire dall'articolo 54 e poi a seguire tutti quanti gli altri, perché viene il dubbio che non solo sia un decadimento culturale, diciamo generale, anche di chi ci rappresenta, ma anche un decadimento, se vogliamo dire, di competenze, no? Che noi ci attendiamo dalle persone che ricoprono questi ruoli, che sempre più vediamo che sono delle competenze che ormai sembra non essere più necessarie, perché il politico di professione sembra un demone adesso, invece a far politica devono andare tutti quelli che vengono dal privato, che hanno fatto gli imprenditori, e basta questo, come dire, per essere attualmente depositario di un nuovo modo di fare politica. Io volevo, signora Mirella, relativamente all'applicazione di quello che è la Costituzione, quindi a non evidentemente cambiare o sapere interpretare bene, riguardo alla scuola pubblica e riguardo alla presenza ancora nel testo di questa dei patti lateranensi, quindi in questo senso del 29, la presenza della religione cattolica obbligatoria nella scuola pubblica, benché ai ragazzi si dia la possibilità di avvalersi o non avvalersi, riguardo e contestualizzato agli articoli stessi della Costituzione che lei, professore, prima citava. Questa piccola riflessione volevo appunto capire come può essere applicata o evidentemente posto una revisione di tipo storico riguardo a un motivo che lega la Chiesa a uno Stato che è uno Stato fascista. Contro, sia il caso delle torture girato, ma anche contro questa immagine antifascista dello Stato d'eccezione, che e anche subito dopo gli attentati adesso nei Parigi in qualche modo è stato richiamato immediatamente dalle autorità francesi una sospensione dello stato d'urgenza, sì.
stato d'urgenza, stato non è stato anche definito, se non mi sbaglio. Fu anche prima dell'assemblea costituente, ovviamente nei circoli antifascisti all'interno dei partiti, nella loro dialettica reciproca, ma ci fu prima dell'assemblea costituente una commissione che si chiamava Commissione Forti, che si occupò proprio di questi, soprattutto degli aspetti istituzionali, della quale facevano parte, come dire, il fior fiore delle intellettualità dell'epoca, e molti di quelli poi furono eletti membri dell'assemblea costituente. Uno dei grandi meriti dei partiti antifascisti fu quello di proporre fra i candidati personalità che erano assolutamente eccezionali, tra questi quel concetto Marchesi che presiedette la commissione, che ha rivisto in lingua italiana, in buon italiano, il testo della Costituzione prima che fosse sottoposto al definitivo. Allora, le istanze di innovazione ovviamente ci sono, e è bene che la Costituzione sia aggiornata. Non perché sono passati 50, anzi più di 60 anni, perché la Costituzione più antica del mondo, tra quelle democratiche, come voi sapete, è quella nordamericana, che ha più di 200 anni, e è tale quale, è stata modificata, sono stati aggiunti degli emendamenti solo 27 volte la Costituzione degli Stati Uniti, non hanno nessuna intenzione di cambiare la loro Costituzione a quanto pare. Per alcuni aspetti è molto più arcaica della nostra, non c'è, però non la cambia. Allora, il problema è però che cosa si deve innovare e che cosa si deve aggiornare. Tutto è tutto qua. Si possono introdurre, ad esempio, delle regole che rendono più funzionale il funzionamento della forma di governo parlamentare? Assolutamente sì, non mi ombra di dubbio. Si può superare il bicameralismo perfetto? Sì. Il problema è come. Si deve fare un senatino formato da consiglieri regionali e sindaci, che non serve a nulla, allora è meglio abolirlo, e però allora rafforzare la Camera dei Deputati e anche le garanzie di minoranza all'interno della Camera dei Deputati. Si può prevedere la revoca dei ministri, benissimo. Si può prevedere, come in Germania, la sfiducia costruttiva, per cui il Parlamento o la Camera può votare la sfiducia al governo in carica solo se è in grado di proporre contestualmente un nuovo primo ministro, un nuovo presidente del Consiglio in Italia. Tutte queste sono cose che si possono fare. Ci sono poi cose che non si possono fare, secondo me. O meglio, si possono fare con un colpo di Stato, una controrivoluzione, o con l'esercizio di un potere costituente di fatto, che a un certo punto decide di sopprimere la Costituzione e di sostituirla con un altro. Tutto quello che attiene appunto ai principi, a quella che un importantissimo giurista, un filosofo del diritto, che si chiama Ferraioli, ha definito la sfera del non decidibile. Finché siamo in una democrazia costituzionale, ovviamente, questo è chiaro. E tutto quello non può essere intaccato, perché si va a colpire quello, e si vanno a intaccare i principi e gli equilibri su cui si regge tutta la Costituzione. E allora non vuol dire più cambiare uno, due o tre articoli della Costituzione, ma vuol dire togliere le radici e farla crollare. Quindi ci vogliono innovazioni. Io non ho minimo dubbio su questo, ma bisogna anche saperne bene. E soprattutto per quelle che provengono dal basso, bisogna fare i conti con quelle che sono innovazioni che garantiscano maggiore partecipazione, maggiore coscienza dal basso, e non quelle che talvolta provengono dalla pancia. Quelle è bene non prendere in considerazione, è bene saper resistere. La conoscenza della Costituzione da parte di chi ci governa, io credo che ci siano due aspetti. Uno è quello della qualità della classe politica. Certo non è una qualità eccelsa, ahimè, bisogna dirlo. Oggi ci sono dei personaggi politici che forse nella cosiddetta Prima Repubblica avrebbero potuto fare forse il portaborse di qualche dirigente politico di quei tempi, di allora, che oggi sono invece in primo piano sulla scena politica. Certo, sistemi elettorali come quello che abbiamo avuto, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, il cosiddetto Porcellum, non a caso, ma in parte anche quello che è stato approvato in Italia, che prevedono che la totalità o una buona parte dei membri della Camera dei Deputati siano nominati dall'altro, perché sono bloccati, e quindi il corpo elettorale, se li tiene sul groppone, non contribuiscono a elevare la qualità della classe politica. Qualche volta c'è anche la malafede, non c'è dubbio, nel senso che sono
esponenti politici che conoscono invece il testo della Costituzione, comunque conoscono alcuni aspetti, sanno alcuni principi, alcune regole essenziali, ma che conoscono, ma si comportano come se non esistessero, o come se se ne potesse fare a meno. Pensate a tutta la vicenda, che è una vicenda ventennale, ormai il conflitto di interessi, che badate, non è una cosa legata a una persona. Certo, noi abbiamo avuto l'esempio di Berlusconi, che è stato quello più eclatante, ma è molteplice invece in Italia, e lo si sta dimostrando ormai alla luce del sole. È chiaro che c'è di mezzo l'articolo 54. Quello che colpisce non è il fatto che l'ex ministra Guidi telefoni al suo fidanzato, ha fatto una sciocchezza perché ha telefonato al fidanzato. No, la cosa che scandalizza è che avesse quei rapporti col fidanzato e che come ministro in qualche modo operasse per ottenere provvedimenti che potessero favorire l'azienda del fidanzato. Questa è la cosa che non si deve permettere, e ci vogliono, e bisogna ricostruire, io lo dico sempre questo, l'etica della politica, quella che si è perduta in questo paese, che invece in passato c'era, anche con delle eccezioni, con dei casi, se volete, anche negativi, però c'era fondamentalmente un'etica della politica, e oggi non c'è più, e quella va assolutamente ricostruita. Scuola pubblica, patti lateranensi. Intanto, come lei sa bene, l'insegnamento della religione cattolica dopo l'84 non è più obbligatorio, nel senso che uno studente può anche decidere. No, io dicevo, lo studente può non avvalersi. Esatto, non avvalersi. Però, e questo è un punto sul quale secondo me bisognerebbe riflettere. È vero che la religione cattolica ha avuto dall'articolo 7 un trattamento, diciamo, tra virgolette, di favore rispetto alle altre religioni, essendo considerata come la religione che è seguita dalla maggioranza della popolazione, anche se poi bisogna vedere quanti sono effettivamente praticanti, eccetera. Però se si parla di insegnamento, io mi richiamo anche a esponenti cattolici che l'hanno scritto, recentemente anche Vito Mancuso l'ha scritto, ma non sarebbe meglio un serio insegnamento della religione, non della religione cattolica, che costringa i giovani, come dire, a fare i conti, certo con la religione cristiana, con quella cattolica in particolare, ma anche con altre, e quindi a essere anche pronti ad affrontare una realtà che poi è una realtà che si va trasformando, che è via di modificazione. Ora, a noi può non piacere la religione musulmana, però vogliamo prendere atto del fatto che in Italia esistono 1.600.000 musulmani, e vogliamo creare le condizioni per cui questa comunità religiosa possa, come dire, esercitare la propria religione, anche avere i propri luoghi di culto, senza diventare preda, come dire, di impostazioni fanatiche o addirittura terroristiche, come può rispondere. E allora è chiaro che qui ci vuole il dialogo, ci vuole l'apertura, perché se no, se noi chiudiamo, siamo rigidi, gli impediamo di avere luoghi pubblici di preghiera, eccetera, diamo armi al reclutamento terroristico e fanatico, c'è poco da fare. Gli stati di eccezione, nella Costituzione italiana, rispetto a altre Costituzioni democratiche, non si parla molto di stati di eccezione, c'è soltanto lo stato di guerra, la delibera dello stato di guerra che viene adottata attualmente dalle due Camere, e poi viene decretata dal Presidente della Repubblica, ma sostanzialmente poi il governo che adotta le misure necessarie. Qui, scusate, ma questa cosa la devo dire, nel testo attuale Renzi-Boschi si prevede che lo stato di guerra sarà deliberato solo su decisione della Camera dei Deputati, non più del Senato, il Senato perde questo potere, a maggioranza assoluta, la metà più uno dei componenti. Ahimè, in base alla legge elettorale Italicum, il primo partito avrà un voto in più, anche se rappresentasse una quota minima degli elettori e dei votanti, avrà il 54% dei seggi, quindi la maggioranza più che assoluta. Se posso esprimere un'opinione personale, io tremo all'idea che all'elezione, questo è possibile, non si può escludere col ballottaggio previsto dall'Italico, possa vincere una listone di centrodestra che abbia come suo partito più forte, come suo conduttore uno come Salvini, perché allora non so chi dichiareremo guerra, forse persino a Barconi dichiareremo guerra, o
magari qualche altro paese che tra l'altro ha proposto recentemente anche di ripristinare la leva obbligatoria a Salvini, no? Quindi ci rendiamo conto, sono degli apprendisti stregoni, in questo modo si corrono dei rischi, no, i rischi no, e diminuisce la garanzia, perché se sono le due Camere a doverlo decidere, beh, il Senato svolge una funzione di garanzia. Se è solo la Camera dei Deputati, in cui c'è una maggioranza monopartitica artificiale, costruita dal sistema elettorale, allora c'è di che preoccuparsi. In altri paesi democratici sono previsti nelle Costituzioni degli stati di eccezione, che sono circondati da una serie però di cautele e di garanzie, e soprattutto sono caratterizzate dalla provvisorietà, non possono protrarsi troppo a lungo nel tempo, perché sennò questo viene a ledere evidentemente la Costituzione. E recentemente devo dire che in Francia c'è uno stato di urgenza che si è protratto nel tempo, Hollande voleva inserirlo nella Costituzione insieme alla perdita della cittadinanza da parte di coloro che fossero macchiati di atti o di corresponsabilità con il terrorismo, ha dovuto ritirarlo alla legge costituzionale, quindi non andava avanti all'interno del Parlamento. Però tu hai fatto un cenno molto giusto alle stragi in Italia, e io vorrei ricordare quell'episodio inquietante, per dire anche qui allucinante, che è stato il famoso armadio della vergogna, cioè quello che era chiuso, sigillato al Ministero della Difesa, rivolto verso il muro, e che conteneva tutti gli atti relativi alle peggiori stragi nazifasciste, mazzaporte e quant'altro, che erano state commesse in Italia. Perché? Per esigenze di realpolitik. E allora lasciatemi concludere con un'altra cosa che veramente mi ha preso, credo tutti noi, in questo tema: la morte di Giulio Regeni. Noi abbiamo tanti affari con lui, abbiamo tanti rapporti, ma qui non c'è questione di affari, questi sono i principi, questa è la sfera del non decidere. Su una cosa come questa l'Italia deve assolutamente arrivare al limite, anche alla rottura con un paese come l'Egitto, perché ci stanno prendendo in giro, e non possiamo tollerare che un ragazzo, un giovane ricercatore serio, che faceva seriamente il suo lavoro, possa aver subito quella sorte. Questo è assolutamente, questo ci fa ribrezzo, è veramente una cosa che non possiamo tollerare.